Siamo a favore dello sviluppo del porto di Livorno, ma siamo contrari alla darsena Europa. E oggi non solo diciamo no a questa mozione, ma diciamo no al governo Renzi che è incapace di esprimere una strategia nazionale e questa incapacità espone Livorno a rischio flop. Allora, caro Gazzetti, due indizi fanno una prova. Siamo al terzo slittamento, il terzo slittamento per le manifestazioni di interesse dei privati sull'opera. E il 15 dicembre vedremo se esistono gruppi disposti a investire i 326 milioni richiesti. Nel frattempo, la Corte dei Conti europea, e invito il collega a rileggerselo questo documento, fa propria la critica centrale del Movimento 5 Stelle, dove dice che il governo è incapace di una strategia nazionale sostenibile e sta lasciando Genova, La Spezia, Livorno e Savona ad una rincorsa infrastrutturale che tutte non possono sostenere, conti alla mano. Nel frattempo, questi porti lavorano meno di quanto potrebbero nell'uso dei terminal. Livorno è ferma al 65%, e questo è un dato presente nella relazione della Commissione europea. Mi smentisca se dico il falso. E quindi Livorno è ferma al 65%. E tra l'altro ci si dimentica di investire sull'accoglienza dei crocieristi, come se fosse un settore completamente non interessante. È inevitabile che i comuni dove questi porti sono ubicati e le regioni dietro di loro tentino di non perdere un treno che viene presentato come indispensabile. Ma questo serve un governo nazionale che elabori un piano d'insieme sostenibile e condiviso. E ad oggi il governo Renzi non è stato in grado di elaborare un piano strategico univoco. Abbiamo sempre detto che lo studio OSC su darsena Europa non era una base attendibile per giustificare un investimento così rilevante, pubblico e privato, e che il territorio ha bisogno di più piccole soluzioni di sviluppo messe in rete che di un grande miraggio, prima queste, magari realizzando tra 15 anni una grande opera fatta da una multinazionale cinese per difendere i loro interessi, perché non si capisce, vista lo stato della nostra economia, che cosa dovremmo più esportare. Ammesso che ci sarà un investitore, il fallimento del colosso dei trasporti Hanjin ha dimostrato con chiarezza che la crisi mondiale in atto, e non lo dice il Movimento 5 Stelle, alla crisi mondiale in atto serve rispondere con un modello di trasporti, produzione e consumo diverso dall'attuale. Velocemente, la chiave sta nel ripensare il futuro infrastrutturale in Italia. È innegabile che in materia di opere e di infrastrutture nel nostro paese ci sia tantissimo da fare. Le risorse ci sarebbero, almeno così viene affermato alla luce degli ultimi finanziamenti europei, che vedono un più 10% di risorse alle opere infrastrutturali. Peccato che, come si sottolinea da più parti, in primis dall'Ufficio parlamentare in bilancio, manca una programmazione seria in un quadro istituzionale molto frammentato, vale a dire l'assenza di una visione d'insieme per il governo del paese. E badate, non si riforma con la riforma, non si risolve con la riforma costituzionale, dove ci sarà solo un accentramento dei poteri. Ad oggi gli investimenti sono totalmente sproporzionati a fronte dei 90 miliardi di euro investiti, grandi opere, solo 800 milioni sono investiti a difesa del suolo, 90 miliardi grandi opere, 800 milioni difesa del suolo. Le grandi opere inutili ed imposte, che drenano il 40% dell'intera somma, sono ancora prive di un serio esame preventivo, spesso basate su previsioni future che definiamo ottimistiche, per non dire oniriche. Ancora scarsi finanziamenti alle opere salvavita quali dissesto idrogeologico, prevenzione antisismica, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici come scuole e ospedali. Si nota infatti che per 100 euro spesi in grandi opere prioritarie, grandi linee di trasporto, MOSE, solo un euro viene investito per la difesa del suolo. Se lo slogan del DEF 2016 è opere utili, snelle e condivise, non possiamo limitarci solo alle nuove opere, ma dobbiamo rivedere quelle in essere, quelle programmate, limare progetti, ripensare al futuro infrastrutturale della nostra Italia. Le vecchie procedure non hanno nulla di rigoroso e ciò è affermato da eminenti studiosi ed importanti tecnici del settore. Ecco perché serve una seria analisi di tutto il pregresso. Basta basarsi su congetture di 20 o più anni fa. Oggi possiamo notare qualche lieve inversione di tendenza, probabilmente dettata dalla paura di un prossimo governo 5 Stelle, ma ancora vi è un modo di procedere molto incerto. Di sicuro noi oggi siamo disposti a ridisegnare il futuro infrastrutturale del nostro Paese e siamo pronti a mettere al centro l'esigenza del cittadino. Quindi voteremo contrario a questa mozione, ribadendo i concetti che prima ho espresso.